È una sconfitta che brucia, quella rimediata dalla Grifo Perugia in casa contro il Sassuolo, perché al di là della forza delle emiliane, primatiste in campionato, la squadra di Valentina Belia ci ha messo impegno e alla fine avrebbe meritato quantomeno un pareggio. Le biancorosse quindi non riescono a dare continuità al successo esterno di Udine e rimangono ferme a 19 punti in classifica. A San Sisto la Grifo è partita con il piede giusto e dopo una dozzina di minuti ha trovato il vantaggio con il terzino Monetini, brava a capitalizzare un'azione da calcio d'angolo. Il Sassuolo ha subito il colpo e prima dell'intervallo un super intervento di Tasselli ha negato a Pellegrino il gol del raddoppio. Nella ripresa la musica è cambiata e le ospiti hanno tirato fuori qualità e occasioni. Intorno al decimo Faragò si è vista annullare il pareggio per una sospetta posizione di fuorigioco. Dall'altra parte Bianconi non ha inquadrato la porta su colpo di testa. L'1-1 le emiliane lo hanno siglato al 21esimo grazie a Burzi, che di piatto e sempre su azione d'angolo ha trafitto Marroccoli. Tre minuti dopo, il Sassuolo è rimasto in 10 per l'espulsione, doppio giallo di Zanoletti, ma la Grifo non ha saputo approfittarne. Anzi, nel finale è arrivata la beffa con Barbieri, che direttamente da calcio di punizione, con proteste biancorosse per un precedente fallo non fischiato dall'arbitro, ha inquadrato il 7 e regalato l'intera posta in palio alla sua squadra. Alla Grifo resta la magra soddisfazione di aver tenuto testa alla capolista e il rammarico di non aver saputo gestire il risultato.